Mannaggia, a me devo mettere sotto carica la videocamera perché siamo al 18%. Comunque, buongiorno, siamo in pausa pranzo. E adesso io, a dire la verità, non sapevo bene cosa cucinarmi, non avevo voglia di farmi niente, quindi mi sono preso degli arrosticini molto molto buoni. Mangio solo quelli oggi, mi sa. Potrei farmi delle patate? Sì, dai, no, adesso cerco qualcosina da... Ah, c'ho la Philadelphia, vabbè che non si abbina, però magari con un po' di pane, qualcosa. Avrei tipo mezza piadina da finirmi, sì, dai, facciamo su anche questa, la scaldiamo un po'. È così. Ragazzi, oggi è venerdì, l'ultimo giorno, finalmente. Oggi alle 6 è un aperitivo, stasera mi vedo con la bolla che c'è musica dal vivo. Andiamo a questa seratina in the city, all'attico, in città, molto, molto. Un locale che non ci sono mai andato, apparentemente aperto da poco, e quindi bisogna andare a curiosare, chiaramente. Poi, tutta mia famiglia torna questo weekend per qualche ragione, tornano tutti oggi e quindi oggi a cena penso che staremo assieme perché siamo in sei, famiglia numerosa, non ci si vede mai e quindi bisogna ogni tanto beccarsi il minimo. Allora, vediamo qua come siamo messi. E domani, ragazzi, sarà una giornata super impegnata perché non solo devo lavorare e perché devo scattare delle foto per l'azienda di borse per il quale adesso inizierò a lavorare, non dico full time, ma devo generare contenuti molto molto spesso. E poi la sera c'è la festa perché ieri siamo andati appunto a preparare, a sistemare. Avevo filmato, ma per qualche ragione non ci sono i video nel telefono, quindi mi sa che non stavo registrando o ne ho tipo pochi. E quindi mi spiace, non avete visto la quantità di ragnatele che c'erano lì, ragazzi. Io ho fatto tutta la serata, cioè stanotte mi sentivo colpi ovunque, perché mi sa che sono entrato dentro quella capanna e ho beccato in pieno una ragnatela nei capelli, e quindi mi sono sentito bestie, bestioline, tutta la notte. Tutta la notte, mannaggia me. E così, niente, per adesso questi sono i piani, queste sono le novità. Oggi c'è un bellissimo sole, infatti dopo mi vado a fare, penso, una passeggiata. Se il meteo non mi danno pioggia, mi sa che vado a farmi l'aperitivo in centro, non in motorino, in macchina, ma vado a piedi. E massimo monopalla, ma giusto perché sennò non lo uso mai. E niente, adesso inizio a fare gli arrosticini, ragazzi, ci aggiorniamo tra poco. Aperitivo fatto, ragazzi, siamo sul monopalla come al solito. Spero che voi mi sentiate anche perché non ho portato la videocamerina con me e non c'ho neanche le tasche, non ci stavo assolutamente. E niente, ora torniamo a casa, mangiamo, ci dovrebbe essere la mia family e poi che succede? Andiamo con la bolla e con gli altri a far serata. E ho già cenato, insomma, ho fatto un bel tagliere buono, tanta roba. No. Uno, due, quanta sete che ha. Oh, l'ha preso. Ora prendo, ora me lo ridai, Nelly. No, qua non fa così. Bisogna avere il piano di riserva. Nelly? Eccola lì. Sapevo. Adesso vengo a torturare il mio cane. Adesso vado ad ammazzarla per bene. Ragazzi, ero indeciso se mettermi una felpa o cosa stasera perché ci sono 19 gradi e non c'è né troppo caldo né troppo freddo. Io ho messo una giacchetta però sotto la maglietta, così se voglio me la tolgo, così se no me la tengo. Che dite? Vabbè, ora stiamo andando all'attico, localito che ha appena aperto e c'è la Cotti. Poco fa siamo andati a fare un piccolo preserata, un brevissimo preserata con gli altri e dopo ritorno là al campus.
Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Mi ha fatto ridere perché così si chiacchiera con gli amici e poi viene fuori sto ragazzo che è amico di un'amica che boh, mi segue su Instagram e fa ma tu fai video? Ma fai le foto? E ogni tanto la fanbase che followa. Mi era capitato anche una volta anni fa, dico la verità, che ero andato a questa festa e un ragazzo viene da me a casa e mi fa ma ti ho visto su YouTube. Vabbè, no, non capita mai, eh. È capitato una volta, la maggior parte delle volte siete voi ragazzi che mi scrivete o su Instagram e... no, solo su Instagram mi scrivete, a dire la verità, e mi arrivano dei bellissimi messaggi spesso. Niente ragazzi, tornati a casa, 1:20, non ho... sono andato solo a salutare, non avevo voglia di fare serata, anche perché ho dormito poco stanotte e domani mi aspetta una serata da fuoco, de fuoco. Quindi ragazzi, io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo nel video domani delle 11 e ricordatevi, il mio algoritmo si sfama delle vostre interazioni, quindi mi raccomando, oddio, questi occhi così mi sono, cioè, secondo me è un procione, si può accendere, e quindi mi raccomando, noi ci vediamo domani, grazie mille.